Così si comincia e della scorsa settimana l'annuncio di un grande piano assunzioni, 200 avevano detto in conferenza stampa i responsabili del Nannini e sono già aperte le selezioni per l'assunzione delle diverse figure professionali collegate allo sviluppo delle attività, così come annunciato appunto durante la presentazione del progetto di rilancio del brand e dei dolci tipici senesi. Numerose e diverse le professionalità ricercate per rispondere alle necessità previste dal progetto di crescita collegato alla città di Siena e all'internazionalizzazione del marchio. Nello specifico si cercano laureati in economia e biologia, figure del settore food, principalmente pasticceri, baristi, camerieri e cuochi e della logistica. Le candidature vengono raccolte esclusivamente online. Basta inviare una mail con il proprio curriculum vitae a curriculum.gruppo.siena@gmail.com con oggetto candidatura per ricerca personale. Sarà poi cura dell'ufficio risorse umane contattare i candidati per il colloquio finalizzato all'inserimento lavorativo da effettuarsi nel mese di dicembre 2018. Il nostro obiettivo è valorizzare la qualità e sviluppare le potenzialità del marchio Nannini, sia per quanto riguarda i dolci tipici senesi sia per il caffè, e vogliamo farlo insieme alla città di Siena. Per questa ragione siamo alla ricerca di professionalità giovani e del territorio da poter inserire nel nostro organico, commenta così Cataldo Staffieri, manager di Siena SPA. Per quanto riguarda le figure destinate alle attività di ristorazione è previsto poi un periodo di formazione i cui costi saranno sostenuti dall'azienda, da tenersi a gennaio. Il piano di rilancio del brand Nannini, lo ricordiamo, prevede circa 200 inserimenti lavorativi tra nuove assunzioni e stabilizzazioni, di cui 60 entro aprile 2019. Parliamo della stagione del tartufo bianco, quello più pregiato per il territorio senese delle Crete. Come sta andando quest'anno? Una stagione iniziata il 10 di settembre. Sì, la stagione è iniziata il 10 di settembre sotto migliori auspici perché è stata una fase preparatoria estiva molto promettente. Devo dire che poi per alcune situazioni meteorologiche non è stato un ottimo ottobre, ma ci stiamo rifacendo in questi giorni grazie alle piogge che sono sopraggiunte. Il prezzo è relativamente basso perché le quantità sono buone. Siamo partiti con la terza scelta a 1.400 euro al chilogrammo, poi a 2.000 euro al chilogrammo i tartufi di media pezzatura, i migliori, quelli più belli, a 2.500 euro al chilogrammo. La qualità è buonissima, quindi venite a San Giovanni d'Asso nel prossimo weekend al proseguimento della mostra mercato del tartufo bianco delle Crete Senesi. Per chi verrà il prossimo fine settimana ci sono tanti banchi dove si può acquistare un tartufo fresco, ma anche dove si può fare degustazione di piatti a base di tartufo e di vini. Sì, ci sono vari espositori che oltre, diciamo, al tartufo bianco delle Crete Senesi c'è olio, formaggio, vino, tutti i prodotti del territorio, tutti i prodotti del distretto rurale di Montalcino, prodotti di nicchia, prodotti di qualità che questo territorio ci regala. Guasconi è il nuovo presidente della Camera di Commercio di Arezzo e Siena. Dopo la fusione, come è stata questa votazione? Quali saranno poi i prossimi passi per proseguire questo lavoro di implementazione delle due realtà? Sì, oggi si è insediato il nuovo consiglio, o meglio il consiglio della nuova Camera, quella di Arezzo e Siena, frutto di una fusione a seguito della legge che ha previsto il riordino delle Camere di Commercio in Italia, e appunto oggi c'è stata l'elezione del presidente con appunto l'indicazione della mia persona. Si proseguirà tra 15, oltre 15 giorni, circa il 30 di novembre, con la elezione della giunta, che è l'organo ovviamente che completerà il percorso della definizione della governance della Camera di Commercio Arezzo Siena, e da lì ovviamente poi si comincerà a lavorare. Ci sarà molto da lavorare naturalmente anche in termini interni per garantire l'armonizzazione delle procedure, dei regolamenti, quindi di tutto quello che ovviamente due camere che erano ovviamente divise prima ora devono invece avere e gestire in modo comune, in modo unitario. Il
fatto che la sede sarà ad Arezzo, cosa comporterà poi per le realtà senesi? Allora, per quanto riguarda la erogazione dei servizi, assolutamente nulla, perché gli uffici permangono dove sono, quindi tutti i servizi che appunto possono essere richiesti dalle imprese sono e continueranno ad essere diciamo dati nelle sedi, quindi di Arezzo e Siena, in modo indistinto, quindi senza nessuna difficoltà o senza nessuna rinuncia da parte delle imprese. È ovvio che ci sarà un'azione integrata, quindi riusciremo, credo, ad essere anche molto più importanti nell'interlocuzione che avremo con le altre istituzioni, a cominciare anche dalla regione stessa, quindi non solo con quelle più locali, e perché ci permetterà di mettere sul piatto un peso molto, molto più importante. La nuova Camera rappresenta oltre un terzo della superficie regionale, oltre il 25% dei comuni regionali, abbiamo una popolazione di oltre 600.000 individui e imprese per quasi 85.000 imprese iscritte, quindi un peso davvero importante, oltre 8 miliardi di esportazione, cioè siamo una Camera diciamo, tra le prime 20 in Italia, quindi con un peso specifico notevole, quindi cercheremo di farlo valere e di riuscire ad attrarre da questo anche le risorse per, come dicevo, essere molto vicini a quelle imprese, e dare quei servizi che sono appunto di sviluppo e di affiancamento all'attività di impresa. La Regione da anni investe in ricerca, formazione e innovazione per dare sostegno alla manifattura toscana e rientra in questo ambito Toscana Tech, la manifestazione incentrata sulla digitalizzazione e l'industria 4.0. Nelle immagini vedete la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione in programma il 19 e 20 novembre a Palazzo dei Congressi. Due giorni di incontri, workshop e seminari sulle sfide strategiche per l'industria del futuro, le buone pratiche, gli strumenti regionali di sostegno. La vicepresidente della Giunta regionale ha sottolineato l'importanza di rappresentare anche in Toscana Tech il dialogo fra chi fa formazione, scuola e università e le imprese. Metteremo in mostra tante innovazioni che sono state pensate da giovani appena usciti dai percorsi formativi, ma favoriremo anche l'incontro fra questi e l'impresa. Fra le novità di quest'anno il percorso espositivo 40 imprese 40. Tante imprese, tanti esempi virtuosi di come le risorse comunitarie sono state messe a disposizione della regione e del nostro sistema di impresa rappresenteranno il percorso del loro fatto. I centri di competenza, le università accompagneranno e dimostreranno come l'innovazione, l'industria 4.0, tutto ciò che attiene alla rapidità della connessione può mettere il nostro sistema produttivo in una condizione di vantaggio. Nell'ambito di Toscana Tech verrà fatta anche una riflessione di sistema. Il governo passato ha messo a disposizione risorse importanti, la regione ha fatto altrettanto utilizzando le risorse comunitarie. Vedo un quadro molto confuso nelle politiche del governo attuale e io credo che questo tema debba essere messo in evidenza e non può, come dire, passare in secondo piano l'abbandono sostanziale delle politiche di sostegno all'innovazione tecnologica da parte del governo. Al via un calendario di eventi come sempre molto interessante e divertente per chi frequenta il village, che si veste dei colori delle feste natalizie. Allora, quando si comincia? Si comincia molto presto, si comincia sabato 17 con una cerimonia di accensione delle luci dell'outlet, quindi festeggiamo l'accensione delle luci, la vestizione a Natale del nostro outlet. Lo facciamo con un evento abbastanza evocativo, quindi inviteremo tutti i nostri clienti a fare un lancio collettivo di palloni colorati ai quali sarà possibile attaccare un messaggio da far volare in cielo. Diciamo, abbiamo seguito un po' il tema di fai volare i tuoi desideri, che possono essere desideri natalizi, ma anche al di là, diciamo, di quella che può essere la sfera temporale in cui lo facciamo. Tutti i materiali sono chiaramente biodegradabili ed ecocompatibili, quindi non avranno un impatto sull'ambiente, ma sarà un bel gesto da compiere tutti insieme per aprire ufficialmente i festeggiamenti del Natale e le iniziative natalizie. Noi quest'anno ci siamo ispirati a un tema che è quello del
del Luna Park, del parco divertimenti, e quindi in base a questo tema ci siamo un po' sbizzarriti con attività, attrazioni e tutta una serie di spettacoli che sono stati concepiti proprio con questa idea. Sabato 1 dicembre ospiteremo molti di questi personaggi ufficiali della Warner Bros., quindi Looney Tunes, i famosi personaggi dei cartoni, dove sarà possibile farsi chiaramente dei selfie, delle foto ricordo. Ci saranno appunto tutti i personaggi più famosi del mondo dei cartoon, quindi Gatto Silvestro e Titti, Bugs Bunny, Daffy Duck, Taz, insomma tutti i personaggi che fanno parte del mondo dei cartoni. Anche questo rientra sempre nel tema del parco divertimenti che si trasforma appunto nel nostro outlet. Ma c'è anche qualcosa di allettante e piacevole per i babbi e le mamme che accompagnano i bambini, perché ci sarà un intero fine settimana del Black Friday. Eh sì, chiaramente non ci dimentichiamo il contesto in cui siamo, quindi 140 negozi diciamo così con un prezzo outlet ai quali sarà possibile abbinare uno sconto ulteriore, che è quello appunto del Black Friday. In realtà poi noi lo allunghiamo a un vero e proprio Black Weekend, quindi da venerdì 23 fino a domenica 25. Costante attenzione per la patologia della diabete della OOC Diabetologia dell'azienda ospedaliero universitaria senese diretta dal professor Francesco Dotta. La giornata mondiale della diabete, che si celebra ogni anno il 14 novembre, data di nascita di Frederick Banting, coscopritore dell'insulina con Charles Best nel 1922, è l'occasione per fare il punto della situazione con lo stesso professor Dotta, mettendo tra le priorità la diagnosi precoce e la prevenzione. È un appuntamento molto importante perché ricorda a tutti i cittadini l'importanza di una patologia che è estremamente diffusa in Italia. In Italia abbiamo più di 4 milioni di pazienti che hanno il diabete ed in più c'è quasi 1 milione di persone che ha il diabete ma non sa di averlo. E questo è un problema serio, in quanto alcune volte in questi casi il diabete si può manifestare quando sono già presenti le complicanze. Quindi dobbiamo cercare di agire, la diagnosi precoce e la prevenzione sono due aspetti fondamentali, e quindi iniziative come quella della Giornata Mondiale del Diabete rendono partecipi la cittadinanza sull'importanza e la gravità anche di questa malattia. Ecco, per rendere consapevoli la cittadinanza di tutto quello che viene fatto, una giornata informativa, divulgazione, raccontiamo anche un po' quelle che sono le specialità e quanti pazienti afferiscono ogni anno qui alle Scotte per questi problemi. Qui alle Scotte seguiamo varie migliaia di pazienti, che vengono ovviamente in maggior parte dal territorio senese, ma anche dal resto della Toscana e dal resto d'Italia. E il diabete è una malattia molto complessa e come tale noi ci siamo dovuti organizzare identificando una serie di ambulatori specifici per per varie specificità del diabete. Innanzitutto mi preme sottolineare che abbiamo un day hospital che si occupa del problema del piede diabetico, che è una complicanza molto grave della malattia, e ci siamo resi conto negli anni come un'iniziativa specifica sul piede abbia ridotto significativamente sia le amputazioni che le eventuali lesioni del piede diabetico. Rettore Francesco Frati, cosa prevede questo accordo tra azienda ospedaliera senese, Università di Siena e INAIL? Dunque, l'accordo prevede di lavorare sulla formazione e la specializzazione su temi che ovviamente riguardano la medicina del lavoro, la sicurezza, la protezione nei luoghi di lavoro, e siamo molto contenti di aver stretto questo rapporto con INAIL, perché questo ci permette di avere accesso ovviamente a professionalità e a competenze che integrano le competenze presenti all'interno della nostra clinica di medicina del lavoro, e che ci consentono di offrire a tutte le persone potenzialmente interessate una panoramica molto approfondita però di tutti i temi che sono più rilevanti in questo momento. Quello dell'ospedale è quello di intrecciare continue relazioni. Noi siamo sede di una scuola prestigiosa, il mondo del lavoro, il professor Battista hanno rappresentato, devo dire, la storia della medicina del lavoro. Per noi questa è un'occasione importante per metterci a confronto, in particolar modo per riflettere e, devo dire, portare anche in ambito nazionale le esperienze della nostra specializzazione, e in particolar modo quello che ci interessa è affrontare nuove tematiche emergenti. Parlo della salute degli immigrati, parlo ad esempio di tutta quella sicurezza di genere, quindi tutto il mondo femminile. Oggi noi parleremo di una materia che ci sta moltissimo a cuore, che si tratta dell'alta formazione professionale che viene fatta nel settore della medicina del lavoro.
Questo perché? Perché negli ultimi anni noi abbiamo registrato un andamento in diminuzione per quanto riguarda gli infortuni, ma un incremento di quelle che sono state le denunce di malattia professionale che subiscono i lavoratori a seguito, diciamo, dell'attività lavorativa che svolgono. E questo la dice lunga sul fatto che probabilmente un'attenzione particolare ci deve essere su questa materia, perché in modo particolare per la regione toscana, perché la regione toscana è una delle regioni che ha il più alto indice, diciamo, di presentazione, diciamo, di denuncia di malattia professionale. Procuratore De Rao, ieri ci sono stati 70 arresti per quanto riguarda un'inchiesta che ha coinvolto il gioco online e le cosche mafiose. Lei ieri ha detto che la politica deve fare qualcosa per far sì che non ci siano più queste infiltrazioni criminali e per tutelare quegli imprenditori onesti. Pensa che questo governo sia pronto per questo scopo? Guardi, tutti i governi dovrebbero essere pronti per questo scopo. Poi di volta in volta esprimono quello che riescono ad attuare. Cosa pensa di Siena e di questo territorio? Oggi lei ospite, cosa pensa di questo territorio che comunque non è vergine quando si parla di mafia? Ma le mafie sono presenti oramai ovunque. È evidente che in ogni territorio riescono a individuare il settore in cui conviene investire. Qui avete dei terreni e delle colture meravigliose, avete tante attività, per la verità non è nemmeno un anno passato da quando in uno di questi comuni, dopo che una impresa aveva rinunciato, essendo risultata vincitrice per l'appalto in relazione appunto a un'attività connessa ai rifiuti, comune di San Giovanni se non ricordo male, dopo che questa impresa di Matera aveva rinunciato pur essendo vincitrice, viene affidato, penso temporaneamente perché successivamente immagino che qualcuno sia intervenuto, a una società di cui amministratrice era la moglie del figlio di uno degli uomini della cosca commisso, già condannato in primo grado a 9 anni di reclusione. È evidente che le infiltrazioni ci sono dappertutto, le mafie tentano di entrare laddove non c'è controllo o dove non c'è resistenza. Quanto minore la resistenza, tanto maggiore sarà la potenziale capacità delle mafie di infiltrarsi, e l'attenzione spetta a tutti, anche ai cittadini. Si chiama La tua salute sempre aggiornata e disponibile, la campagna della Regione Toscana con spot radiofonici e video proiettati nelle sale cinematografiche, locandine e volantini, avviata per far conoscere il nuovo fascicolo sanitario elettronico, aggiornato e potenziato, che contiene in formato digitale referti, vaccinazioni effettuate, ricoveri e ricette elettroniche. Per accedere al fascicolo sanitario elettronico occorre attivare la tessera sanitaria e si può fare tramite lettore attaccato al PC di casa, con le credenziali SPID o con l'app per smartphone e tablet. La campagna di informazione che stiamo facendo è per sensibilizzare le persone non solo ad attivarlo ma anche a utilizzarlo. Molti hanno attivato il fascicolo sanitario elettronico, ma non tutti, pochi sanno usarlo e sanno e conoscono le potenzialità che questo strumento può avere per davvero avere a disposizione propria o del proprio medico curante tanti dati senza la necessità di portarsi dietro carte o elenchi di medicinali. Al fascicolo sanitario elettronico è stato dedicato un nuovo e aggiornato sito web della Regione Toscana, e la app a cui si può accedere con il codice stampato nei punto SI è stata poi arricchita di 3 funzioni per le ricette specialistiche, le lettere di dimissione ospedaliera e per la gestione del consenso alla consultazione da parte di terzi e il recupero dei dati dal telefonino. E oggi facciamo vedere come anche i medici stessi possono accedere direttamente dal portale e andare a consultare gli esami. Questo può anche essere una fonte di possibile risparmio, perché si evita il ripetersi di alcuni esami. Attraverso l'app si può avere accesso in modo sicuro anche ai dati sanitari dei familiari sul fascicolo sanitario elettronico.